È stato presentato questa mattina il camper che percorrerà tutto il territorio dell'ASL di Teramo con personale medico e effettuerà visite senologiche gratuite a tutte le donne che ne faranno richiesta. Sì, più che un camper è un ambulatorio mobile a tutti gli effetti che la ASL aveva acquistato molto tempo fa, subito prima del terremoto dell'Aquila, poi è stato momentaneamente prestato all'Aquila appunto per, in occasione del terremoto, adesso lo abbiamo recuperato e lo utilizzeremo per questo screening del cancro della mammella con un progetto ben preciso e con un programma ben preciso di visite diffuse su tutto il territorio provinciale. Le donne come potranno richiedere questo servizio? Semplicemente presentandosi al camper. Noi intanto, grazie a voi giornalisti, diffonderemo il calendario e poi semplicemente presentandosi lì e prenotandosi la mattina per essere visitate nell'arco della giornata. Sindaco Brucchi, il Comune di Teramo aderisce all'iniziativa 99 volte in rosa. Qual è il valore di questa iniziativa? Ma questa iniziativa rientra in un discorso generale di attività che noi stiamo portando avanti per la prevenzione del cancro della mammella. In particolare ci sarà questa iniziativa che parte il 23 di marzo con la presenza del professor Umberto Veronesi qui a Teramo. La mattina sarà in ospedale, poi sarà in carcere, poi ci sarà un incontro con la stampa e poi la sera ci sarà un concerto al Teatro Comunale in cui ricavato andrà in beneficenza, con la presenza di tanti personaggi del mondo della medicina e soprattutto della senologia. Rientra in un discorso più ampio di attività di prevenzione, così come la presentazione di questo ambulatorio che facciamo questa mattina, che sarà un ambulatorio che andrà in giro per il territorio, per le principali piazze delle cittadine della nostra provincia, dove sarà possibile fare una visita e fare un'ecografia e soprattutto dare un messaggio che è quello che la prevenzione è sempre la cura migliore e quindi bisogna fare prevenzione. Noi la ASL di Teramo, attraverso il percorso senologico, sarà presente a questa iniziativa con i propri medici e con il proprio personale.